arrangements with people going this way. E tanto già lo so, con le cinesi andrò, sarà romantico. Ragazzi, siamo qua con Joel, italo londinese. Sì. Wanna see Capozzo, score one or two tries. Attenzione, sta salendo Peppe. Solo per te, Italia lì, da fronte alla morte l'Italia chiama. Bravo, così sei proprio italiano. Siamo in giro da quanto? Da 18 ore più o meno. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura da Phil Rugby e Beppe. Ragazzi, oggi è grande giorno perché si prenderà l'aereo, si volerà oltre Manica e si giungerà in quel di Londra. Ragazzi, è prestino, sono le 8, partiamo adesso da Milano per direzione Malpensa, Beppe. Yes. Dove prendiamo l'aereo. Quindi Beppe, per forza pronostico, per forza. Pronostico dico Inghilterra, ma sempre per scaramanzia. È difficile, oggi è difficile ragazzi. Ragazzi, non l'abbiamo mai battuti, è una squadra forte, un po' in crisi, c'è da dire che non l'abbiamo mai affrontato in un momento così di crisi, per cui magari lo sgambetto lo facciamo. dai speriamo ragazzi, però dai, magari ce la possiamo fare. Abbiamo giocato bene contro la Francia nonostante la sconfitta, quindi questo ci deve dar fiducia. Bene ragazzi, ora direzione Malpensa. Siete pronti per questa nuova avventura? Ragazzi, sei pronto Beppe? Dai, vamos, forza, andiamo dal rugby, andiamo. Andiamo regà. Signori cari, siamo arrivati in aeroporto. Siamo a Malpi, raga. Siamo a Malpensa, ragazzi. Adesso cosa facciamo? Colazione, perché insomma, c'ho la fame. Diamo il tabellone del volo, dai. Così poi facciamo colazione, che ho fame, una ragazzi. Un coffee. E poi niente, dai. Si va. Si va. Ragazzi, ci siamo. Siamo in partenza. New York? Ma come? Easy jet, come poveri. Easy come poveri, ragazzi. La povertà. Volevamo fare i complimenti ad Alo, a Filippo Alongi, no, non è il giocatore, è un omonimo che è nel gruppo di Telegram nostro, che ragazzi ha indovinato la formazione, 15 su 15, complimenti Filippo. Bella Alo, grande. Bella Alo. Siamo là. Con la bandiera dell'Italia, on zio. The way, per distinguerci un attimo. Che ci distinguiamo abbastanza. Fai vedere il tuo outfit. Mamma mia, con la bandiera. Ci distinguiamo abbastanza perché sono l'unico alto 1,60 m qui, quindi già quello mi contraddistingue. Guardate qua quanta gente c'è, ragazzi. Mamma, un'altra categoria, qui il rugby non è sentito per niente. Beppe, Twickenham, siamo una casa. Twicky. Guarda, è un albergo, raga, con le finestre. Beh, no, però è bello, raga, guardate qua. Ragazzi, siamo nella scala del rugby. Please continue walking down the road, past the houses on the right for gate B. Raga, siamo fuori dallo stadio. Sinora, ragazzi, quanti italiani abbiamo incontrato? Si contano su una mano. Allora, tre, di cui uno era un tifoso d'Italia ma era inglese. Male per adesso. Gli altri due sono noi. No, ce n'erano altri due. Ragazzi, però siamo pochi tifosi italiani qua, dobbiamo farci valere di più. Andiamo a prendere delle birre, va. Dai, andiamo a bere un po', va. Ragazzi, abbiamo trovato gli italiani, guardate qua. Quanti sono? Ce n'è, bastava cercare un attimo. Ragazzi, abbiamo trovato finalmente un po' di italiani. Di dove siete, ragazzi? Di tutto Italia. Italia, ok. Milano, Treviso. Bene, dai. Siamo un gruppo disgregato in tutto il territorio. Ah, ok, perfetto.
paura, ragazzi, come la vedete oggi? Bene, ho paura. Molto bene. Io ho paura. Io ho molta paura. Io ho molta paura. Io per la prima volta ho un cenno di speranza. Una sensazione. Io ho paura i primi 15 minuti. Dobbiamo tenere lì, però dai, vabbè, dobbiamo tutti far forte, cantare. Noi ci saremo. Ok. Va bene, ragazzi, oh. Forza Italia come sempre, allora. Dai, carichi, carichi. Adio. Saracens, ok. E oggi come vedi questa partita qui? Se l'Italia potremmo portarla a casa, non la vedo dura, perché soprattutto l'Inghilterra finalmente ha, cioè, o a 12 hanno Ollie Lawrence, per me un giocatore fortissimo, molto sottovalutato. Finalmente abbiamo Farrell a 10 invece di Marcus Smith a 10 con Farrell poi a 12, e per me questa combinazione sarà troppa per noi, però possiamo fare la nostra partita, e anche se perdiamo di poco è quasi una vittoria per certo, noi. Certo, ovviamente. E qual è il giocatore inglese che ti fa più paura? Che ti di più Farrell, da quello che ho capito? Farrell. Perché gioca in Saracens? No, ma è un fenomeno, è proprio un fenomeno lui, cioè fa delle cose che non fa nessuno, e poi il capitano è quel, è pragmatico. Certo. Quindi tu preferisci il numero 10 Farrell che Smith? Smith può diventare fortissimo, ma attualmente Farrell ha un livello. Vincerà le Sei Nazioni secondo te? Dopo le partite di ieri, che Scozia ha vinto tanto ed Irlanda ha vinto contro la Francia. Guarda, Irlanda lo vincerà, però seconda sarà la Scozia. Sarà la Scozia. E lei dice loro che è anche metà scozzese. Sì, sì. C'è il sangue italiano, scozzese. Tipo tutti. Irlandese pure, ragazzi. E ho scelto l'Italia. Hai scelto l'Italia, giusto così. Grazie Joel, grazie mille e buona partita. We are here with Linus. Linus. So Linus is the head of our follower, Joel. So what do you think? What kind of match we will see today? Well, I hope it's going to be a lot of tries and a really exciting game. I think, of course, we all want to see Capuazzo score one or two tries, but I've also got my money on I'm backing Malins to do some magic. I mean, I think it's been the best Six Nations so far I've seen in years and years. The quality of the game yesterday, hopefully we'll see something as exciting today as well. Do you think, England now is not having the greatest moments of his rugby? Yeah, do you think Italy has any chance to win today? I think they've got a very good chance. I think they had a good chance against France. If Tommy Allen had just held his nerve a bit, they would have taken France. Well, who knows what kind of momentum they would have had. Yeah. Obviously, they're away today. They might get the hooters a little bit, but hopefully we'll see a close game. I'm hoping a really exciting close game, yeah. So, thank you very much. Good game. Enjoy. Regà, regà, stiamo salendo sugli scalini, tra poco entriamo. Però... siamo, raga. Attenzione, sta salendo, Peppe. Di brutto. Attenzione, sta salendo. Mamma mia. Ragazzi, dai. Dai, che ce la facciamo. Dai. Nella scala del rugby, nel tempio del rugby, Twickenham. Mamma, ragazzi,
sì che emozione stare in questi stadi, dal vivo è una roba incredibile. Peppe, come di consueto ragazzi, condizioni atmosferiche che sono un po' diverse da quelle di Roma. Sì, è molto umido, non fa tanto freddo però, campo... It's cloudy weather. Campo perfetto, erba, campo all'inglese, ragazzi. Da sicuramente insomma un bel palco per tutte e due le squadre. 3 Marco Riccioli. 4 Niccolò Canoni. 5 Federico Luzzi. 6 Sebastian Negri. 7 Captain Michele Lamar. 8 Lorenzo Canoni. 9 Stephen Varney. 10 Tommaso Allen. Introducing your England team! Non so tu, ma io ho addosso un'ansia, una tensione. Mamma, quanto è bello tutti, non Beppe? Bella atmosfera, quanto è bello. Sì, ma è pazzesco. Bellissimo, ragazzi. È difficile trovare un inglese senza una birra in mano. Guarda qua dietro, infatti. Have a good match, bro. Have a good match. Yeah. Sport or the world in which we live, and we will continue to recognize this before every game of the Six Nations. Thank you for your Fratelli d'Italia, l'Italia si deve bene. Vicino se ci sarà destra, troverà vittoria. Sta pronti alla morte l'Italia che ama. Semplice. Da fare non mi aspetterei un errore, sinceramente. Vediamo, non si può fischiare, Beppe. Noi non fischiamo mai. Vediamo. Vediamo. Madò, regà, altra meta. Anche perché cannone ammonito. Sì, taglia il 14. Meta un po' analoga della prima. Non
fatto una molda, una douche vicino all'area, una linea di meta. Mannaggia ragazzi, un paio di fasi e sono andati sotto i pali. Non riusciamo a concretizzare, comunque mezz'ora di gioco, 14-0 per i padroni di casa. Dobbiamo reagire ragazzi. Ragazzi, fine primo tempo, 19-0 per l'Inghilterra. Com'è questa partita, Peppe? Ragazzi, è un'Inghilterra arrabbiata come me l'aspettavo. Nel breakdown sono molto incisivi, diciamo così, arcigni, sì, molto astuti. Le squadre anglosassoni in generale imparano sempre bene a giocare sull'arbitro, sulle scelte dell'arbitro. Noi non siamo ancora così astuti, per cui subiamo parecchio la loro pressione, non riusciamo a proporre il gioco in alcun modo e non va bene. Nel secondo tempo ci deve riprendere, deve marcare punti ragazzi. Nel secondo tempo secondo me l'Inghilterra abbassa un po' l'intensità e magari riusciamo qualche punticino a portarlo a casa. Sì, però secondo me loro sicuramente cercheranno la quarta meta. Certo, e poi si rialzeranno un attimo. Dobbiamo cercare di far punti ragazzi, non dobbiamo permettere di avere un gioco così facile. Dai, dai, dai. Comunque sempre forza azzurri, eh. Forza ragazzi, dai. Dai ragazzi. We are here with Will. Las Vegas. Will. So Will, what match we are you seeing now? What do you think? Has Italy any chance to try score, to make a drive? So here at England, Italy, at Twickenham, here in the Six Nations. It's unfortunate Italy haven't had much ball in the first half, but hopefully in the second half they get the ball in the hands. Rex and Capuzzo, those kind of guys, get the ball in the hands, and hopefully we'll see a few tries. I mean, it's 19-0, not be the most exhilarating game, but hopefully we'll see some Italy flair in the second half. Let's see. Okay. Cheers, guys, all the best. Thank you. Beppe, si apre benissimo il primo tempo. Sì, ragazzi, bene, bene, tante fasi, però gioco portato avanti bene. Inglesi un po' fallosi, però l'arbitro è stato più attento stavolta, quindi bene, dai. 19-7, ragazzi, ha segnato il padrone di casa, cioè Riccioni. Dobbiamo fare altri punti comunque, dai, dai. Forza ragazzi, dai. Subito entrato e ha segnato. Metozzo di Fusco. Subito ragazzi. Dai. Bene, dai. 26-14. Magari riusciamo a farne altre due. Ragazzi, partita finita. Quinta meta dell'Inghilterra, 31-14, mancano 10 minuti. Basta. Sì, esatto, cioè punteggio troppo, troppo largo per noi da riuscire a prendere. Anche arrivare vicino al punto di bonus ormai, insomma, è un po' difficile, però beh, insomma, ci proviamo lo stesso, dai. Signori cari, finita la partita. Mazza finita raga. 31-14 per l'Inghilterra. Sì, 5-2. 5-2, allora, primo tempo diciamo abbastanza malino. Malino, sì. Secondo tempo, come dicevo, che l'Inghilterra ha calato un po' l'intensità, siamo riusciti a fare doppietta. Sì, potevamo farne anche qualcuno in più di meta, abbiamo sbagliato ancora qualcosa in più alla mano. Peccato, perché potevamo avvicinarci più al punteggio, magari riuscire a prendere il punto di bonus. Ma niente, dai, comunque sì. Speravo in qualcosina in più, devo essere sincero. Peccato per l'uscita di Lamaro praticamente subito, iniziò la partita per via dell'infortunio, speriamo che non sia nulla di grave. Peccato anche per le due ammonizioni di Ferrari di Cannone, che secondo me anche... Ho dubbi, dici? No, non ho dubbi, però potevano... hanno influenzato sul risultato. Però comunque ragazzi, usciamo da Twickenham con la testa alta, come sempre ragazzi, abbiamo sì, lottato, certo. I ragazzi hanno lottato fino alla fine, questo è l'importante. Esatto. Hanno rotto la maglia. Niente ragazzi, ora sono più o meno le 5:30, torniamo, siamo un po' qua a Londra, poi alle 9:30 abbiamo l'aereo per Milano. E si torna. Si torna a casa. Ragazzi, dallo stadio Twickenham è tutto ragazzi. Un abbraccio, a dopo.
un po' adesso, dai, giochiamo un po', dai, andiamo. Andiamo a sfidare gli inglesi. Guys, we arrived at Taipo now. We are at Gatwick now. I suppose. We are going to make the security control. Oh, dai, no, dai, parliamo seriamente. No, dai, dai, basta. Dai. Parla come mangi. Parliamo, dai. Eat, ragazzi. Eat like... No, speak like you eat. Dai, siamo andati in aeroporto, ragazzi. Basta, avventura finita. Si parte ora. Si torna a Osaka, a casa. Si torna a casa, ragazzi. Ah, Beppe caro, siamo giunti al termine di questa avventura. Finita, ragazzi. Ragazzi, tornate a Milano. Milano, ragazzi, qua. È stata una bella avventura in giornata. Sono circa le 2 di notte, ragazzi. Siamo in giro da quanto? Da 18 ore più o meno? Fino alle 7. Ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video, ragazzi, scusate, siamo un po' rimbambiti prima di tardi. Siamo stanchissimi. Dai. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto il video, ragazzi, come sempre, mettete mi piace, condividetelo, ragazzi, commentate perché è importante. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram, rugby360 gradi. Ragazzi, restate connessi perché questo vlog è finito. Però settimana prossima il Six Nations riposa. Però comunque altri video in arrivo, come sempre. Esatto. Perché ci sarà la WRC. Il vlog del Six Nations riprenderanno tra 2 settimane con Italia, Irlanda e andremo a Roma. Esatto, ragazzi. Stay tuned. Un abbraccio. Per oggi è tutto, ragazzi. Per oggi è davvero tutto. Alla prossima. Ciao.